Ciao ragazze, allora, nuovo video Yves Rocher con le novità dell'album in corso, che è l'album 8. Prima novità sono questi gel doccia, che sono gel doccia concentrati. Ok, allora adesso vi faccio vedere. Questo è il gel doccia concentrato mango e coriandolo. Poi abbiamo il gel doccia concentrato Olive Petit Grain e il gel doccia concentrato Vaniglia Bourbon. Qual è la novità? La novità è che praticamente hanno una nuova formulazione, sono molto più concentrati. Addirittura uno di questi, c'è cioè una confezione da 100 ml. Equivale a 40 docce, quindi ne basta davvero poco. È come se prendeste la confezione più grande, quella da 400, se non sbaglio. Sì, ecco. E questo inoltre ha il tappo dosatore che permette il rilascio di una sola dose, quindi è già dosato, vedete? Questo dosatore qua permette, voi lo schiacciate, ovviamente io adesso non lo faccio perché sennò sporco tutto, e quando lo schiacciate viene fuori la dose ideale per fare una doccia. Perfetto. Questo qui è il mango e coriandolo, che è goloso, lo chiamano, il vaniglia è sensuale e il petit grain è delicato. Vengono 3,95 l'uno. C'è l'offerta. Se ne comprate due, uno viene in omaggio, il terzo è gratis. Eccolo qua. Poi andiamo avanti. Poi, altra novità, album 8 è questo mascara qua, il mascara Ultra Volume Sexy Pulp Noir Extreme 0% parabeni e profumo, volume estremo XXL ciglia a ciglia. Costa 13,95, è ancora confezionato, per questo ci sono tanti riflessi. E nero estremo al carbone vegetale. Praticamente, cos'ha questo prodotto? Ha una formula a base di carbone vegetale, che è un pigmento naturale, ancor più nero dei pigmenti tradizionali. Quindi lo proverò e poi vi farò vedere. Ok, questo mettiamo qua. Poi vediamo. Altra novità è l'eyeliner che io adesso ho addosso. Ovviamente non ho fatto la righetta perché non mi viene, credo di non avere l'occhio adatto per la linguetta in su, però è questo qui. Ecco. E ho preso. Si chiamano eyeliner Vertige. Ho preso la versione nera, che è quella classica, zero parabeni o zero profumo, ha un colore intenso, dura 12 ore, è un tratto fine e preciso per uno sguardo ultra definito e viene 9,95. È molto coprente, l'applicatore è morbido, scivola benissimo. Tante YouTuber a volte dicono che mettere questo tipo di eyeliner è difficile, invece io questo l'ho messo per la prima volta adesso e è davvero stato facilissimo. Eccolo qua, questo è il pennellino. Davvero l'ho messo con una facilità pazzesca. Non crea spazi, cioè proprio quando lo mettete si riesce a stenderlo benissimo, perché io ho sentito alcune blogger che dicevano che questo tipo di eyeliner a volte crea degli spazi, non fa la riga perfetta, invece questo qua lo fa. Cioè voi lo prendete, lo tirate partendo dal centro dell'occhio verso l'esterno. E poi lo riprendete dal punto qua più vicino al naso verso il centro. Ecco.
E niente, lo consiglio. Non è per niente difficile da mettere, anzi. Poi abbiamo questo qui che è un ombretto a prova d'estate, nuovo flacone, due tonalità nuove, ma io ho preso solo questa perché l'altra tonalità nuova non ho capito qual era. E 12 ore waterproof, ombretto in crema lunga tenuta, texture cremosa in formula waterproof a lunga durata, c'è scritto, per un comfort eccezionale, un colore raggiante in ogni situazione, all'estratto illuminante di castagno d'India, 6 ml, e questo costa 7,95. Vediamo così. Molto bello il verde. Poi passiamo invece a, mi faccio aiutare dal catalogo ovviamente, alle edizioni limitate. Allora, vediamo se lo trovo. C'è un'edizione limitata di, c'è il profumo, però costava 19,95. Quindi un po' troppo per me al momento, e poi Gianduccia profumato Chic Bohemien. Anzi, qua c'è scritto edizione limitata, collezione estate 2017. Quest'estate rivela il tuo spirito chic e bohemien. Questo qui è appunto il gel doccia profumato, diciamo così. Una mousse rinfrescante e leggera al profumo di frutta, senza parabeni e con più del 98% di ingredienti di origine naturale, 2,95 euro. Proviamo a sentire com'è. Per me è un po' troppo dolce. Mi piace qualcosa di più, di meno dolce, ecco. Poi abbiamo un'altra edizione limitata, ecco qua, edizione limitata di bicocca e rosmarino. C'è questo cos'è? Questo è gel idratante energizzante. Poi c'è il bagno doccia, questo ci vedete di più. E poi c'è l'acqua profumata energizzante. Ecco, poi io per me ho preso questo bellissimo pennello labbra. Questo qui è il rossetto di Clio Makeup e ho provato a metterlo col pennello labbra. Adesso, vabbè, come al solito, mangiando si è sbavato, però guardate che bello! Basta fare così e viene fuori. Non serve fare nient'altro proprio. È lavabile, molto comodo da usare. Poi ho preso questo olio per capelli, olio riparatore capelli molto secchi o rovinati con olio di jojoba. Si mette prima dello shampoo, lo si lascia in posa 10 minuti, per me sono troppi, però vabbè, 10 minuti, e poi si sciacqua e si procede con lo shampoo. E poi ho preso questo, che è il solvente unghie. C'è scritto veloce e dolce. Lo proverò e poi, anzi, farò il video magari, così vi mostro cosa, come funziona, insomma. Bene, questo è l'ordine che mi è arrivato oggi. Spero i prodotti vi piacciono. Se avete qualsiasi curiosità, chiedetemi pure. E un bacio. Ciao, alla prossima.